Ciao a tutti e ciao a tutte, bentornate nel mio canale. Oggi vi voglio parlare della mia opinione su una marca ormai davvero molto discussa e diffusa qui sul web, sicuramente in positivo perché è una marca eco-bio, ovvero la Puro Bio Cosmetics. Allora, c'è stato a un certo punto qui su YouTube proprio la moda e l'esplosione di un fondotinta che ovviamente io ho acquistato perché che ci sai a fare su YouTube se non segui l'ondata e la moda che c'è in quel momento sul tubo? Allora, sicuramente il primo prodotto che ho acquistato della Puro Bio Cosmetics è stato questo fondotinta che conoscerete tutte quante, del Sublime fondotinta. Questo qui era nella colorazione 04, perché comunque l'ho acquistato probabilmente in estate. Sì, in estate. La Puro Bio produce in Italia, quindi è made in Italy, ha tutte le varie certificazioni, insomma, che vedete, nickel tested. Si tratta di un prodotto vegano, insomma, sicuramente sul brand nulla da dire. Però ho provato qualche prodottino, quindi ho diciamo delle opinioni diverse su ciascuno e ve ne vorrei parlare perché magari se stavate pensando di acquistare questo fondotinta, sentendo anche le opinioni di gente che lo ha acquistato con i propri soldini, non solo di persone che lo hanno ricevuto dalla casa cosmetica, dall'azienda, insomma, potete farvi un'idea. Allora, io questo fondotinta l'ho pagato sulle 13 euro, l'ho acquistato pensando che potesse andare bene per me, che ho una pelle ovviamente mista, grassa, che ha delle particolari esigenze comunque per quanto riguarda la copertura, perché magari di sera, quando esco magari con il ragazzo, con le amiche, mi piace avere una base perfetta, mentre di giorno magari in ufficio, come sapete, utilizzo il Flat Perfection, per cui non voglio necessariamente coprire tutte le magagne che ho. Questo effettivamente diciamo, per quanto riguarda la coprenza è un ottimo fondotinta perché copre tutti i rossori, copre tutte le macchie. Ovviamente attualmente questa colorazione è eccessivamente scura per me, vedete? Però è un fondotinta eccessivamente coprente e questa coprenza è data anche alla sua corposità, perché non so se avete notato dal tubetto, ho fatto difficoltà a far uscire un po' di prodotto, proprio perché ha una consistenza molto corposa, molto molto densa, vedete, vi ripeto, attualmente il colore è proprio scuro, però questa corposità fa sì che tutto venga coperto perfettamente, ma anche che il prodotto debba essere steso con particolare attenzione, perché non potete pensare di applicare questo fondotinta così velocemente la mattina, quando si hanno pochi minuti per truccarsi, perché praticamente questo fondotinta va applicato, almeno io lo applico con le dita riscaldandolo, e lo applico in zone del viso, quindi facendo prima la zona della guancia, destra, poi quella sinistra, poi del naso, della fronte, estendendolo perfettamente perché altrimenti, soprattutto in maniera veloce, perché altrimenti si fissa il prodotto e non lo levate più, non riuscite più a sfumarlo. E a volte non mi nego che all'inizio mi creava problemi lo stacco appunto tra collo e viso perché non riuscivo vedete, già praticamente asciutto, non riuscivo a stenderlo subito e quindi si vedeva poi la differenza tra il collo e il viso. In merito alla coprenza non c'è nulla da dire, è davvero un prodotto eccezionale per quanto riguarda la coprenza, però vi dico che cioè, ha una modalità d'uso particolare, quindi se state pensando di acquistarlo per usarlo comunque in maniera così veloce e semplice, no, non fa per voi. Se pensate invece di acquistarlo perché magari vi dedicate tempo comunque alla cosmetica e al make-up, potete provarci. Io mi sono trovata bene anche per quanto riguarda le impurità, perché comunque non me ne ha fatto sorgere di nuove, e in quanto proprio si asciuga e dà un effetto quasi. Adesso si è creato, non avevo, ecco, proprio in merito a questa situazione, vedete che si sono create queste palline. Mi è venuto in mente un altro discorso da farvi, cioè va idratata anche molto bene la pelle di sotto, perché prima dell'applicazione, se la pelle è secca e non l'avete idratata bene, si creano praticamente queste particelle, si sgretola il prodotto. Ora io avevo ho le mani secche che non ho idratato, sono appena tornata al lavoro e si fa.
avete questo effetto, quindi in diretta, neanche volendo, mi ero anche dimenticata di questo particolare, quindi viene via il prodotto in così, sgretolandosi. Per cui questo è un prodotto che va provato, cioè non so, non mi sono fatta ancora un'idea ben chiara. Diciamo che è un ni, diciamo che è un ni. Idea ben chiara, mi sono fatta invece della cipria. Allora, questa è la cipria, indissolubile, compatto, opacizzante, effetto seta. Vi faccio vedere qui l'inci, se magari a qualcuno interessa, e vi faccio vedere anche l'inci del fondotinta, se a qualcuno interessa. Sperando che appunto si leggano. Allora, la cipria è spettacolare, opacizza tantissimo, dura tantissimo. Vi trovate lo specchio e la cipria qui. L'unica cosa che potrebbero migliorare è ovviamente il packaging, perché vedete rimangono tutte le ditate, rimane tutta la polvere. Però è una cipria spettacolare, costa 10 euro, 9,90 euro, e la sto riandando ad acquistare perché in una parafarmacia della mia zona hanno portato la Puro Biocosmetics, quindi non sono costretta a fare un ordine online. Per me questo è diventato fondamentale. Mi sono un pochino scocciata di fare acquisti online, quindi di arrivare a soglie, quindi a carrelli molto grandi per avere le spese di spedizione gratuite. L'ho trovata in una parafarmacia di una cara persona, per cui l'acquisterò da lei. Quindi la cipria è un sì, un top dell'anno 2015, l'adoro, opacizza, ma ha un effetto molto setoso perché è impalpabile. Ho provato anche le altre ciprie, sapete, se mi avete seguito nel tempo, che utilizzavo molto quella della Benecos, però questa è molto sottile, quasi neanche si nota sul viso, ma opacizza tranquillamente, quindi questo è un sì. Abbiamo poi due prodotti no, ma sono dei no proprio no, 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 no. Il primo è questa matita che mi è arrivata in omaggio in un ordine, non ricordo neanche da quale sito. È una matita tutto sommato carina, vedete, io appena l'ho vista ho detto che bella, che bella. L'ho sguocciata sul palmo della mano come sto facendo adesso ed effettivamente scrive, ma si nota subito la sua mina molto dura. E sull'occhio, cioè, non è possibile utilizzarla perché me lo irrita. Siccome la mina è troppo dura, non è molto morbida e cerosa, praticamente devo stare lì a sfregare sull'occhio, per non parlare poi della rima interna. Quindi sicuramente per me è un prodotto bocciato. L'ho ottenuto nel mio beauty proprio per parlarvene, perché comunque io non ho una bella esperienza con questa matita. Non so come sono le altre, degli altri colori, ma questa non mi è piaciuta. Tra l'altro ho sentito parlare anche del correttore che mi interessava parecchio, e sembra avere lo stesso difetto, quindi non mi sogno minimamente di acquistarlo, anche perché a conferma del fatto che questa è molto dura e del correttore pare sia uguale, ce l'ho avuta con questa matita. Questa, sempre della Puro Biocosmetics, che praticamente mi è stata regalata al compleanno. Io contentissima, felicissima di riceverla. Ho visto che era di color lilla. Questo è praticamente un ombretto eshadow colore 22. Ero felicissima perché ovviamente l'inci è perfetto, insomma, che dire. Ma andandola a sguacciare, a parte che potete notare tranquillamente il fatto che colori poco, sia quasi un lilla molto chiaro, ma sull'occhio rimane pochissimo, cioè va via, va nelle pieghette, non regge minimamente al make-up. Sto cercando di utilizzarla come base prima di mettere un ombretto in polvere, però sinceramente io non ve la consiglio perché comunque ho capito che è un prodotto eco, bio, vegano, eccetera, eccetera, però non ha una resistenza tale da consigliarla, quindi sicuramente questi sono dei prodotti che io boccio, e boccio secondo me, cioè sono da bocciare proprio le matite in generale, perché non ci credo che è solo il colore verde. Quindi secondo me le matite potrebbe migliorare la Puro Bio il fatto che siano eccessivamente dure, e magari le lascio nel beauty per utilizzarle in estate, perché magari in estate con il caldo possono un pochino rendersi più morbide e più facili da applicare, quindi magari ne potremmo anche riparlare. Per il momento sono bocciate. Questo è un ni, perché vi ho detto le varie difficoltà nell'utilizzarlo, e questo invece è un top. Quindi il mio top, il prodotto che vi consiglio della Puro Biocosmetics, è proprio la cipria. Io ce l'ho nella tonalità 01, che è quella molto chiara, però insomma ci sono quattro tonalità, per cui non avrete difficoltà a trovare la cipria adatta a voi. Quindi, detto ciò, ragazze, vi mando un bacione grandissimo, vado a pulirmi perché mi sono tutta impiastricciata, ci vediamo presto, un bacione e buona giornata. Ciao!
Ciao!